Amici Caravalanghe, buonasera e bentornati finalmente sul nostro canale. Allora, visto che siamo in preparazione per il Salone del Camper, come avete visto stiamo un po' bombardando di pubblicità, voglio farvi un video perché ieri sono arrivati 1, 2, 3 veicoli usati. Due conto vendita e due, cioè due conto vendita e uno nostro. Oltre ad alcune novità. Però iniziamo subito. Allora, questo è un veicolo particolare perché è un semi integrale Leica Cosmo 212 con il garage basso. Infatti se vi faccio del cartello, però siamo un garage di mi pare un'ottantina di centimetri, perfetto per portare tavoli, sedie e tutto il resto. Non è portamoto. Porta bici, tre posti, è un veicolo che lo vendono un conto vendita per inutilizzo perché ha davvero pochi pochi chilometri, il cartello non l'ho ancora attaccato. Come al solito questo lo trovate sul nostro sito, Cosmo 212, il prezzo è a 66 su strada, è un febbraio 2020, lunghezza come dicevo è un 6,99. Meccanica Fiat 2350 cavalli, ecco infatti, tanta sette, 28.000 chilometri e una patella di accessori, compreso il condizionatore, la retrocamera, non sbagliava anche un generatore, forse, vabbè, inverter, portabici e tutto il resto. E vediamo noi, questa era la prima serie Cosmo, in appunto molto chiaro, quindi se vi piace il mobilio chiaro è perfetto. Letto basculante matrimoniale, adesso devo trovare, eccolo qua, quindi due posti sul letto basculante, ovviamente essendo un 6,99, quindi un 7 metri, il letto basculante va per forza sopra la porta. E poi c'è lui, bellissimo letto invece penisola, quindi dovrebbe essere 140x190 classico. Adesso siamo a un orario un po' non bellissimo per fare video e siamo sotto al tendone, però se no è un veicolo, vi assicuro, davvero molto luminoso. Molto bello questi spazi che ci sono qua, perché il letto non è di quelli che si alza e si abbassano, rimangono fissi, però armadio lì, belli armadietti qua. Bagno con la possibilità di fare la zona notte e la zona giorno, quindi in questo caso praticamente è come se avesse il bagno in camera. Eccolo qui, molto meglio. Di questi Cosmo mi piaceva tanto anche questo bel mobiletto, guardate quanto spazio che ha. È dotato anche dello blow in bagno e della finestra, e poi c'è la doccia con ovviamente la pedanina che si toglie e il suo blow. Qui sopra il condizionatore, ovviamente 220, quindi non è a 12 volte, trovate anche il turbo vent da utilizzare come cappa. Cucina L, con tre fuochi ben separati, il suo lavandino, che il lavandino del Cosmo era bello profondo, finestra, bei mobiletti. Mi piaceva anche molto questo colore qua, molto molto bello. Ecco anche l'antenna satellitare automatica con la TV. Oscuranti plisettati e uno schermo enorme per la radio. Questo è il primo. Allora, della stessa tipologia vi faccio vedere un altro che è un 2018, gennaio 2018,
ed è un Sunlight, sempre dello Ducato. Questo il garage è un po' più alto, detto un pochino poi, però qua è tutta la moquette che il cliente ha lasciato. Questo è un portabici che va bene anche per le biciclette elettriche. Scusate, che anche dovrebbe essere, se non sbaglio, anche elettrico della Thule. Anche qui se rimaniamo su un 6,99, quindi una grandezza secondo me perfetta. Questi sono veicoli perfetti per le due persone. Due persone, tre persone. Volendo ci state anche in quattro, è fattibile, però ovviamente in tre persone o due persone state ancora più comodi. Partiamo subito dalle note dolente, così non me ne dimentico. Qua siamo a 51,9 o 49,9 senza ritiro di permuta. Gennaio 2018, Sunlight T69S, 2.330 cavalli, 6,99, 55.000 km, quindi tutto quello che volete. Portellone nel garage da 94, infatti l'altro è 78, questo è 94. Qua anche come accessori comunque troviamo una buona dotazione dal clima al pannello solare, l'autoradio, un autoradio però di quelle classiche, la veranda e la retrocamera. Guardate anche gli oscuranti plissettati, lo stire, eccolo qui. Sempre mobilio chiaro. Molto bella questa trama, trapezzeri tenuto anche molto bene, cucina molto simile a una cucina L, a differenza dell'altra il lavandino è un po' più largo, mentre il blocco cucina è simile. Buon letto, letto basculante e manuale, però è un pochino un po' più grosso e il frigorifero un po' è più grosso. Abbiamo un bellissimo frigo da 160 con la sua celletta freezer. Torniamo al letto a penisola. Qua il mobiletto, secondo me, ad occhio quelli lì è un pochino un po' più grande. Qui abbiamo un bello spazio, un bel carico. La stufa che è una truma, ecco. Entrambi hanno una truma combi 6000 a gas. Quindi una combi bella potente. Il bagno è molto simile, se non praticamente uguale. Qui non abbiamo il condizionatore, ma abbiamo un bello blò grande con la sua doccia. Anche qui c'è sempre la possibilità di chiudere e fare zona notte e zona giorno separata. Bello anche un bello blu davanti, preso USB e anche un bello spazietto qua, molto bello. Soprattutto se vi piacciono i colori chiari, i colori belli luminosi, anche questo Sunlight può fare a caso vostro. Lui è crosta, quindi non posso venderlo perché sennò mia sorella che lo utilizza da lavoro perché fa osteopatia mi ammazza. Lui. È un conto vendita di un nostro cliente, ma io adoro questa tipologia di mezzo, davvero l'ho sempre adorata perché è un semi-integrale da 6 metri, quindi super compatto, però è un top di gamma, quindi è un Ecovip modello 300. Bravi voi che avete indovinato sul sito, ciao Minni, cioè sul sito su Instagram. È dotato di portabici. Ma anche lui è un bel garagino. Volendo una bici ci sta. Se tipo avete un'elettrica, qua ci sta. Il cliente aveva fatto anche queste pedane che si possono abbassare qui e quindi sfruttare anche la parte qua sotto. Questo è il letto in dinette che non l'ha mai usato, con lo spazio per le bombole. Due bombole da 10 kg. Saliamo.
Allora, meccanica 2330 cavalli, questo è già un Euro 6B, come tutti gli altri. Gennaio 2017, in vendita 56, chilometri ben 28.700, quindi immaginate il motivo, che poi vabbè, è già comunque un bel utilizzo, però il proprietario non lo utilizza più, o almeno vuole venderlo per poi aspettare che la figlia adolescente cresca ancora. Clima cabina, pannello solare, autoradio, antifurto, veranda, condizionatore cellula 220, porta bici e sensore di retromarcia. Guardate che meraviglia. Io questi Ecobee qua li adoravo, mi piacevano un sacco. Io avevo provato di questi anni, no, era quello prima, 2014, l'Ecobee 310, mi ero trovata benissimo. Tra parentesi, qua notate un po' il cliente che ha fatto tutte le fodere perché l'interno in realtà è così, ma è tutto perfettamente foderato. Ha un bello spazio anche dal tavolo perché comunque lui si sposta, ovviamente in tutti i sedili si girano, però avete anche una bella zona giorno. Tutto zanzariere, tutto oscuranti. Veniamo alla cucina, ovviamente la sua copertina, fuochi e un bel lavandino. Frigorifero qua è il 100 litri con la sua celletta freezer. Mobili e poi letto matrimoniale principale con la sua finestrella, un bello giro armadi e poi anche qui abbiamo tutta l'armadiatura che si può accedere sia alzando il letto sia da sotto. Bella anche la scala, che così non è proprio una scala a piuoli, è una scala di quelle un po' più larghe. Ha già il CP Plus e poi qua c'è un bel basculante, che è un letto basculante, diciamo, è un singolo grosso, perché comunque per essere un singolo è bello spazioso, ovviamente va davanti alla porta, però comunque è già più fattibile. Eccolo qua. Penso che si capisca che mi piace questo camper. Comunque, se avete domande, tutto, scrivetemi sempre nei commenti. Voilà. Ecco qua. Questo bagno, io vi assicuro, io l'ho, cioè non proprio questo, ma questo modello l'ho utilizzato e io mi ci sono sempre trovata benissimo. Piatto doccia, ovviamente faccio la doccia meglio se lo tolgo. Finestra bagno. Oblò, qua abbiamo i mobiletti, c'era questo e questo qua, un bello spazio, un lavandino che comunque non è proprio quelli minuscoli. E vi devo dire, la cosa comoda, pensiamo sempre che noi qui siamo ad esempio, siamo su un 6 metri, quindi è un veicolo super compatto, praticamente un van, solo un po' più largo perché siamo a un 2,35 rispetto al classico van da 2,05 m. Mi piace. Che vedo di? Che vedevo di? Lo trovo bello spazioso. È ovvio che, scusatemi, se a vostra intenzione è quella di avere un camper, cioè non avete problemi a guidare mezzi più grossi e tutto, allora ok. Però questa è sempre stata un'ottima via di mezzo per chi magari volesse un qualcosa di più di un van. Anche perché come coibentazione ovviamente siamo due mondi separati, cioè qua si parla di una parete laica con un pavimento laica e quindi è un'altra cosa. Devo dire che io personalmente abbastanza non sono stata molto d'accordo quando l'hanno tolto in produzione, però erano tempi in cui oggettivamente il camper piccolo nessuno se lo considerava. Adesso ultimamente va un po' più di moda e quindi è così. Però
Allora, io direi che questi tre veicoli che vi ho fatto vedere, ci vedremo a Parma. Mi raccomando, seguiteci sul nostro canale, adesso faremo un po' di video stupidi per la, appunto per fare tipo una sorta di countdown un po' più divertente del solito sul nostro sito, cioè sul nostro social, Instagram, Facebook, quindi mi raccomando, seguiteci. Come usati che dovrebbero arrivare? Ci sarà un Weisberg 5,40 m 2017. Sì, 2017. E boh. Ci vediamo al prossimo video o ci vediamo a Parma. Mi troverete come al solito nel stand della McLuhan, l'ho già detto in tutte le salse, in tutti i modi. Qua è mio padre che ha preso una macchina, lo chiamo catorcia. E una Prince vecchia la sta restaurando. Comunque, ciao a tutti, buona giornata e al prossimo video.